raccontare, mostrerò come realizzare questa fashionissima giacchettina che io ho deciso di chiamare giacchetta ametista. Questo perché i colori che ho utilizzato sono i colori dell'ametista e io ho utilizzato due filati, quello del Moda e quello del Concerto Colo, entrambe della Mistrico Filati. Il Moda, il colore che ho utilizzato è il 10, che come potete vedere ha questo viola e il blu, e l'altro è il Concerto, che invece è tutto sfumato viola. Vi dico già che come sempre io in descrizione vi lascerò il link al sito Incentando con i filati, dove qui troverete il mio stesso filato anche negli altri colori. E vi ricordo che fino a giovedì, io non so se questo tutorial uscirà già giovedì, spero di farcela, però vi ricordo che giovedì 18 è l'ultimo comunque giorno degli sconti che trovate sul sito, e questi due filati sono entrambi con gli sconti. Per quanto riguarda la quantità, allora questa è una taglia S e io ho utilizzato un gomitolo del Moda e tre del Concerto, e come potete vedere del Concerto, del terzo gomitolo, me ne è avanzato comunque un bel po'. Quindi se siete una taglia S ma volete fare il giacchetto un po' più lungo rispetto a me, va bene avere solo tre gomitoli del Concerto. Ma se in realtà volete il bordino più lungo, cioè più grosso, io ho fatto solo 6 giri ma voi lo volete fare più grosso, allora dovete andare a prendere due gomitoli del Moda. Per una taglia M vi occorrono 4 gomitoli del Concerto, 2 gomitoli del Moda, e se questo vi permetterà di avere, anche se volete con due gomitoli in moda, di poterlo fare anche un po' più grosso il bordino. Per una taglia L vi occorrono 5 gomitoli del Concerto e 2 gomitoli del Moda se fate come me, quindi un bordino piccolo. Se invece lo volete fare più grande, allora dovete andare a prendere 3 gomitoli del Moda. Io ho lavorato con i ferri del numero 8 perché comunque il Moda è un po' più grande rispetto al Concerto, ma come potete vedere il Concerto è venuto comunque bello compatto come lavorazione, quindi non è venuta troppo forata, è venuta molto bene. La lavorazione è semplicissima perché io sono andata a lavorare tutti i pannelli sempre a diritto, quindi ho dovuto fare 5 pannelli, in realtà uno dietro, due avanti e uno e due per le maniche, uno per la manica. E quindi la lavorazione è stata semplicissima, ho solo dovuto capire quanto mettere di ferri, e io nel video tutorial naturalmente vi dico tutto. Come vi posso dire già che la parte dietro mi è larga 40 cm, lunga 45, le parti avanti sono, mi sembra, se ricordo bene, 17 cm di larghezza e sempre 45 di lunghezza, mentre le maniche sono 22 di larghezza e sono lunghe, mi sembra, 52 cm. Quindi questo è per quanto riguarda la mia taglia. Per la vostra taglia dovete andare a capire quanti centimetri vi occorrono per poterla realizzare rispetto a qui, se la volete ai fianchi, in vita, più lunga, più corta, se avete più grosso il seno. Dovete basarvi un po' su quello per capire quante maglie andare a mettere. Non preoccupatevi del multiplo perché lavorando sempre a diritto non c'è bisogno di avere un multiplo. State solo attente a ricordarvi, quando andate a lavorare i pezzi, di segnarvi i giri finali in modo tale da non sbagliare quando poi andate a fare l'altra parte avanti e la parte dietro. Detto ciò, spero che questa giacchettina, veramente semplice, ma vi posso assicurare che è calda, quindi è perfetta per essere indossata adesso che inizierà a fare un po' più caldo, ed è molto fashion, quindi va benissimo se la fate anche in altri colori per poterla indossare anche al giorno. Io penso che l'utilizzerò molto anche nel pomeriggio, quando esco nel pomeriggio, per poterla sfruttare, perché è una bella giacchettina molto comoda, non stringe, è larga ed è questa cosa un po' fashion, come vogliamo dire. Quindi se decidete di realizzarla, mi raccomando, poi mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Incentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di incentare e spiazzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete sia come Elsa Faccio che come Incentando con i filati. E noi come sempre ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Per realizzare la nostra giacca, io ho deciso, in realtà penso più un gilet, non sono ancora convinta di volerci fare le maniche, voglio qualcosa di sfizioso e quindi devo ancora decidere. Comunque, ho deciso di lavorare in due filati, che sono entrambi della Mistrico e sono il Moda e il Concerto Color. E io ho scelto del Moda il colore 10 e del Concerto Color il colore 3, che sono entrambi con il viola e il viola scuro, anche se qui in realtà c'è il blu, però si abbina benissimo con questo che ha le sfumature tutte viola. Lavorerò con i ferri del numero 8 e io farò la parte dietro e due parti avanti. E vi dico già, per poter realizzare queste tre parti dovete misurarvi per la parte dietro naturalmente la larghezza o dei fianchi o delle spalle, mentre per la parte avanti dovete calcolare la larghezza dei vostri fianchi o del seno a seconda di cosa avete più grande. Io so già che per poter lavorare i tre pezzi monterò 20 maglie per ognuno dei due pezzi avanti e 40 maglie per il pezzo dietro.
Quindi 40 maglie il pezzo dietro, 20 maglie i due pezzi avanti e lavorerò la stessa lunghezza. Per alternare io farò il bordo, quindi la parte di sotto con il moda, e mentre tutto il resto della mia giacca, scusa, sì, tutto il resto, quindi il sopra, lo farò tutto con il concerto, lavorando sempre con i ferri del numero 8. Quindi, una volta montate le mie 20 catenelle, io vado a fare i primi giri con il moda e lavoreremo sempre ed esclusivamente tutti i ferri a diritto, proprio perché sono entrambi dei foilati che vanno perfetti, che sono perfetti per lavorare sempre solo a diritto. Io adesso quindi inizio la lavorazione, quindi inizio a lavorare tutte le mie maglie con i ferri a diritto in questa maniera. E vi dirò alla fine quanti giri ho fatto prima di passare poi a lavorare con il concerto. Mi raccomando, secondo me per una taglia M, per la parte dietro invece di 40 dovete mettere almeno 50 maglie, mentre per una taglia S andate a mettere almeno 60 maglie. Per le due parti avanti, quindi per una taglia M, io direi di andare a mettere 35, scusatemi, 30 maglie per ogni lato, mentre per una taglia L mandate a mettere anche 40-45 maglie per lato. Questo se non la volete stretta, ma la volete morbida. Detto ciò, continuo a lavorare, vi farò sapere quanti giri ho fatto e poi cambierò il colore. Dunque, io ho terminato il mio primo pezzo avanti, ho fatto 6 giri con il moda e poi sono andata a lavorare direttamente con il concerto, lavorando sempre con i ferri del numero 8. Vedete, si stringe un po' la lavorazione perché il moda è più grosso rispetto al concerto, ma va benissimo perché questo comunque è il bordo, quindi deve essere comunque più pomposo rispetto al resto della lavorazione. Questa è la prima parte del davanti e misura in lunghezza 45 centimetri, quindi da compreso anche il bordino, mentre in larghezza sono 17 centimetri. Adesso andrò a fare un'altra parte uguale che mi serve appunto per poter creare la seconda parte sul davanti e poi andrò a fare la dietro e naturalmente vi dirò anche dietro quanto mi misura. Ho terminato anche la parte dietro e ho montato 40 maglie e la lavorazione mi è venuta larga 40 centimetri, lunga 45 come le due parti avanti, che vi ricordo invece mi sono venute 17 centimetri per parte. Qui io ho montato 40 catenelle e mi è venuto circa 40 centimetri. Adesso devo andare a fare, ho deciso di fare le maniche. Una volta fatto ciò, vi farò vedere come montare i pezzi e naturalmente vi dirò anche nelle maniche quante maglie ho montato e quanto mi è venuta lunga. Terminata anche la manica, facendo sempre 6 giri del moda e poi lavorando con il concerto, io ho montato 26 catenelle e la lavorazione mi è venuta larga circa 22 centimetri e ho lavorato per circa 52 centimetri, compreso il bordo. Quindi adesso andrò a fare anche l'altra manica e poi vi farò vedere come vado a cucire io le parti. Innanzitutto andrò a cucire le due parti avanti e la parte dietro cucendo qui sulla spalla. Lascerò soltanto tipo 2 o 3 centimetri liberi qui, quindi cucirò dall'interno verso l'esterno. Una volta cucito qui andrò a cucire la manica in questa maniera, vi dico già così mi porta avanti. Io avrò cucito, ops, qui, e quindi mi metterò la manica da quest'altro lato, mettendola al centro della manica dove ho la cucitura della spalla, in modo tale da essere sicura di cucire da questa parte, da quest'altra parte, lo stesso numero di centimetri. Cucita la manica qui alla spalla, andrò a cucire poi la manica sotto, quindi piegherò la manica e cucirò il sotto, e poi cucirò la parte di lato sotto, in modo tale da avere quindi cucito lo scalfo già, e quindi poi cucire sotto le due parti. Naturalmente alla fine vi farò vedere meglio. Comunque, ripetiamo, una volta cucite le spalle andrò a cucire la manica al corpo della giacca, quindi mettendo il centro in modo da cucire da qua e di qua nella stessa misura, e poi andrò a chiudermi la manica e andrò a cucire la parte avanti dalla pa e della e la parte dietro sotto la manica, e poi farò altrettanto da quest'altro lato. Ho terminato di cucire tutte le mie parti, quindi vedete, ho cucito le spalle, ho cucito le maniche sotto, sopra,
e ho cucito anche di lato in questa maniera. Quindi la mia giacchettina è terminata, io metterò soltanto una spilla quando lo indosso in modo tale che si faccia lo scollo un po' a V, quindi metterò una spilla, neanche un bottone, ma se voi volete potete anche mettere un bottone e lascerò così com'è senza fare nient'altro. Voi naturalmente potete anche decidere di fare un bordino con moda anche qui, magari con l'uncinetto, in modo tale da rifinire tutta la giacca. Per me va bene così, non voglio che ci sia troppo moda, mi piace di più che si veda di più il concerto come filato, quindi possiamo dire che la nostra giacchetta è terminata.